domenica a tutti. Oggi stiamo andando al motoclub Baracca. Ci ritorniamo dopo tanto tempo, oggi in versione diurna. Quindi a dopo, ciao. Ciao. Ecco il nostro carpentiere, dacci dentro, forza, che queste qui volano se tira il vento, eh. Ragazzi, per voi purtroppo non arriva, ma ah, senti che caffettino. Solo per questo motivo. Bravo. Ragazzi, ma ci pensate, noi siamo partiti da neanche due carrelli che caricavamo le macchine, le moto dentro le macchine. Guardate che roba. Il nostro, guardate che roba. Ma ci si aiuta a vicenda, è per quello. Ragazzi, il primo turno siamo all'interno della pista. Chi ha voglia di saltare, imparare a saltare, questo è il posto giusto, secondo me. Sono proprio i primi giri, stiamo iniziando a riscaldarci proprio a 360 gradi. Oggi sarà una bella giornata di divertimento, come sempre, poi del resto. Troviamo una pista che è molto ben curata, laggiù in fondo abbiamo un pochettino più di secco, qui invece c'è un pochettino più di bagnato, quindi troviamo anche più di terreno, diversi. Ecco, a posto. Eccoci qua, a caldo. Com'è la pista? Bella. Bella? Fangosa. Fangosa, perché mi sa che ha piovuto stanotte. Sì, c'è, mi sa giù in fondo è asciutta. Sì. Qui inizia più fangosa. La moto col pistone nuovo? È meglio, un po' più forte. Di tanto? Di tanto. E le gomme invece? Queste gomme Pirelli Scorpion? Tengono in tutto. Sì? Anche nel fango? Sì. Basta dar gas. Sei contento di essere tornato a Lugo? Molto. Rossi Junior com'è? Bella, molto fangosa. Molto fangosa. Come facciamo col fango? Gas aperto e la posizione sulla moto? In piedi e indietro. Io farei seduto, gambe aperte e gas avanti così. Bravo, questo è il consiglio del giorno. No. Aspetta, com'è che è? Com'è? Fai vedere. Ragazzi, tutorial di Marco Rossi. Tipo sul water. Canale! Modello numero 5. Non so dove sono usciti sti robi, ma guardate questo. Questo, quando si salta nel supercross, fanno... Pam!
Oddio, la GoPro mi è volata. Oppala. Ci sei arrivato, cioè, sì. A quel punto vai dritto perché non atterri più nella parte più pericolosa. Sei già arrivato dall'altra parte, vai. Ragazzi, anche questo è motocross, perché a noi ci piacciono i motori e le due ruote. Cosa facciamo dentro il Bertone? Ci guardiamo la MotoGP e poi dopo torniamo in pista. Ciao, non ho perso la GoPro, se si rompe amen. Ecco, amen, dopo la pagherò sì senior, guarda. Ragazzi, pista totalmente viscida, ha piovuto e mi hanno detto che proprio si... cade, che ho piacere, infatti il babbo ha già dato la prima scivolata, la prima curva. Cioè, affondo totalmente, altro che... Oh! A me, ragazzi, mio marito mi ha detto fa la telecronaca, ma come fai a farla? Ragazzi, io sono uscito perché non riesco a stare in piedi, vi dico la sincera verità, e vedere Alex girare così in un terreno che praticamente sembra che hai le gomme bucate. Guarda che roba. È impressionante. Piccolo Mato! Com'è? Così è ancora più bella. Ti stai divertendo, eh? Ti vedo. È una figata. Ti vedo, ti vedo. In alcuni punti vai proprio in derapata e poi ti appoggi. Ti ho visto, ti ho visto. Hai quasi chiuso anche il salto quello più lungo, il panettone quello più lungo. Con la fanga. Con la fanga, che è tanta roba. Ti stai divertendo, quindi? Come no? Ti vedo, ti vedo. Molto bravo, molto bravo. Davvero molto bravo. C'è un po' di fanga lì anche lì? Bravo. Eccoci qua con un'altra pista ancora, o meglio la stessa pista, ma stamattina era asciutta, poi era super svillosa e adesso è una via di mezzo. We'll be right back.
arrivati. Papo, senti il fiato sul collo. Oddio, di la sua coppa. Guarda, guardalo, guardalo. Ce la fa. Papo, non molla. Ed ecco Alex che li posa all'interno. No, non ce l'ha fatta. Vediamo se il babbo regge la pressione. Ed ecco che Alex passa all'interno. Dai il gas, vediamo chi esce. E Alex passa in vantaggio. Cielo. Ragazzi, abbiamo finito anche oggi da... Yes. Da Lu... Ulo. Lugo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.